poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, il contatto! Sommella ancora, Sommella rivista la taglia, sotto la salta anche Sorno, Sommella! Tocco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarni, il sinistro! Bene, Sorgente, il dribbling, tutto è fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, prova Bezzuoli in avanti, Bezzuoli prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Tutto pronto per l'inizio di questo match in Serie D che vede affrontarsi gli Atletico, ma non troppo, del giovane Pasquale Canta in casacca verde, dall'altra parte i nuovi Real Marano, subito campione alla battuta, campione autore di 5 gol nella prima apparizione dei nuovi Real Marano, buon pareggio per loro all'esordio, dall'altra parte gli Atletico ma non troppo, continuano a stupire. Dopo la grande vittoria della scorsa giornata vogliono ripetersi non la quest'oggi. Sente nessuna questa intro. Ma la sentono tu? Ma che ne sai? Noi lo diciamo tutti. Quello non lo mette nessuno. Cosa non lo mette? No, giusto mettere a casa con la bolla. Io no. Testa, io voglio mettere una parte. Chi le mio manicomio? Non lo so. Inizia a dire chi le mie medaglie, poi come me lo faccio. Io non lo so, ma perché mi rovini i cappelli ai match? Tutti quali se li sentono, li esordi. La cappella ai match. Lo fa Caressa in tenere, non lo posso fare io. Oh, girati! Subito qui campione! Cioè, Dani mi ha rovinato tutto, io stavo parlando, il match, le cose, a parlare, quello che fa. Poi non sento nessuno! Guardatelo là! Ai. Già un 6 per Cantasi, un 5. Dico la verità, qui se ne va Giliberti, strattonato Giliberti, poi la risposta subito di Espresso. Qui campione prova a liberare il destro, palla fuori di poco. E perciò. Pallone lunghissimo di testa, Sirignano. Che occasione, la camera del numero, salta Esposito, poi a Carino l'apertura di prima per Sirignano che la mette giù, Sirignano! Una deviazione, palla in corner, buona occasione. Pallone dentro, il gol di campione, tap-in vincente, l'1-0 del Real Marano che a sorpresa si porta in vantaggio il pallone. Pallone sul secondo palo! Occasione qui per Sirignano che da due passi non trova la porta. Calcio di punizione, barriera piena, colpita Giliberti, poi campione, la rete del 2-0, la doppietta segna solo campione per la Real Marano, 7 gol in 2 partite per lui con la nuova maglia. Ancora Giliberti ci prova sul fondo, campione con Giliberti, 2 contro 2, campione, l'1-2 con Giliberti, bellissimo campione, mamma mia che bella azione. Contropiede spettacolare della Real Marano e la rete ancora di campione, manco a dire. Giliberti mette il turbo e il pallonetto, è il pallone che non entra, clamoroso. Se ne va qui, bene, campione, stavolta non trova lo specchio. Ci siamo quasi. Campione, allarga 1-2 Giliberti, campione col mancino, palo. Incredibile occasione ancora capitata. Sì, il primo tempo ragazzi, laterale ragazzi. Che cosa? State bene? Finito il primo tempo, quindi punteggio di 3-0 in favore della Real Marano. Dani sta avvicinando.
È iniziato il secondo tempo del match tra Real Marano e Atletico, ma non troppo, in vantaggio a sorpresa la Real Marano, 3-0 il punteggio in loro favore. I nuovi innesti sono stati determinanti, primo fra tutti campione anche oggi sugli scudi Muratigia qui Danilo, il rischio. Campione, la rete di... si può dire che a telecamera, ma sì, che si può dire, è congruo, ci sta. Piscione, il gol. Pallone dentro di testa a Carino. Andrea, che stai facendo? Il bronzo di Riace. Pallone che arriva a Campione, 5-0, 5 gol di Campione, non segna nessun altro nel Real Marano. Carino al centro, Cammarotto, la deviazione ottima, l'ha giocato da calcio piazzato, poca fortuna qui, però libera, sposta, pallone che arriva a Sirignano, deviato doppiamente, poi a Carino, sfonda la porta, ma palo esterno, Riccio cerca la porta, uomo qui, Cammarota, uomo su Canta, lo stende, poi palla dentro e arriva il gol del 6-0. Per la prima volta non segna Campione, ma è Giliberti il marcatore, sempre non è più chiaro. Nel frattempo salutiamo Cammarota, la gran rete, il 6-1. Il gol della bandiera è arrivato con Cammarota, grandissima conclusione. Cammarota, la doppietta, astuto qui a Carino a battere subito. Cammarota ancora scatenato, Cammarota in estirata, non trova lo specchio. Danilo, ma che fischi, sei una sedia, sei. Vai Pacco! Forza, giochiamo! Pallone dentro. Se ne va Giliberti, espresso. Di gran lunga il migliore in campo per i suoi. Palla dentro a Carino, prova a girarsi sul fondo. Sbattela. Fate invasione di campo. Si deve fischiare per forza. Carino libera Esposito e finisce qui. 6-2. La Real Marano trova la prima vittoria con la nuova gestione, grazie al solito campione. Già lo sai. Vieni là. Allora eccoci con Campione, lui il migliore in campo di questo match che il Real Marano ha vinto per 6-2 contro l'Atletico, ma non troppo, altri 5 gol per te, per la seconda volta consecutiva ti sei meritato di nuovo la medaglia del migliore in campo. Senti, questa nuova squadra per te si è dimostrato una nuova vita calcistica? Sì, sicuramente anche per il cambio di ruolo, ma prima punta, anche perché mi trovo molto bene con Giliberti, che giochiamo da tanto insieme, infatti senza lui non avrei fatto tutti questi gol, quindi è molto meritato anche. E comunque sì, mi piace molto giocare, perché sono anche miei compagni di classe, quindi c'è più affinità, giochiamo da molto insieme. E con il Biergard si vedrà. Adesso se ne vanno loro, vedo torna con loro. Diciamo, adesso hai deciso di
giocare solo con loro o comunque continuerai nella... Parlerò con Senzale e si vedrà se ci darà il mio futuro, ma la classifica non è importante. Elogiaci! Basta giocare e divertirsi. Soprattutto con gli amici, con i tuoi compagni che ti hanno cercato, ti hanno messo prima punta. Sì, e con i tuoi gol è arrivata anche la prima vittoria. Sì, infatti siamo molto contenti della prima vittoria. Stiamo andando bene, due giornate. Grazie, un ottimo pontino che vi porterà magari a quale risultato secondo te? Spero più avanti possibile, anche perché abbiamo iniziato il campionato con 9 giornate in ritardo a un punto, però speriamo di fare più punti possibile. Va bene, complimenti e in bocca al lupo per il torneo. Grande.